sono stato in religioso silenzio per tutta la campagna elettorale e ho fatto un post la sera del voto, che è stato ripreso dalla stampa locale, in particolar modo dal Resto del Carlino, e da lì si è scatenata la polemica, ecco. Ma tutto qui, nel senso che io rimango letteralmente basito dalle affermazioni fatte dall'onorevole Raffaelli anche nella vostra trasmissione, o dall'onorevole Morrone, dove in buona sostanza dicono che se ci fosse stato un mese in più di campagna elettorale, il centrodestra sarebbe come minimo andato al ballottaggio. Ma allora, di che cosa stiamo parlando? Innanzitutto, la data delle elezioni è stata spostata di 4-5 mesi, perché, come tutti ricordano, si doveva votare a maggio, d'accordo? L'onorevole Morrone era in cerca del candidato sindaco, al quale io ho dato un contributo personalmente, il cosiddetto candidato civico, dal mese di settembre dello scorso anno. Essersi ritrovati a determinare la candidatura il 9 di agosto, qui ci sono delle responsabilità politiche molto chiare dal mio punto di vista. E quindi, cioè, loro si lamentano contro quello che è stato un loro errore. Non dimentichiamoci mai che il fattore tempo è stato davvero un fattore determinante in questa campagna elettorale, perché il centrodestra, se noi torniamo alla primavera, sicuramente se la poteva giocare, perché qual era il contesto in primavera? Era quello di una situazione completamente aperta, dove, come voi avete citato, c'era una forte discussione anche all'interno del Partito Democratico, o meglio del centro-sinistra. Quindi il fatto di determinare o di candidare una persona qualificata con delle possibilità di vincere prima che si fosse sciolto il nodo all'interno del centro-sinistra, sicuramente sarebbe stato un notevole vantaggio. Io non escludo che se il centrodestra nel mese di maggio avesse prodotto una candidatura credibile, o comunque prima della famosa scelta del Nazareno tra Lapetiti e Jamil, se il centrodestra avesse prodotto una candidatura credibile, non è escluso che l'accordo tra Lapetiti e Jamil non si fosse trovato. Ecco, quindi questo è stato un passaggio cruciale che io ho ripetuto a onorevole Morrone, e cioè il fatto che noi dovevamo partire prima della scelta del PD con una candidatura credibile. Questo non è stato fatto. Questione di tempi, anche, dice Ravaglioli. Alessandro, però, poi, di fronte all'esito e appunto anche ad alcune sue riflessioni, diciamo che sono emerse anche tutte invece le posizioni diverse di lei rispetto agli altri rappresentanti della Lega, o almeno di quelli che hanno voce in capitolo, perché appunto sono coordinatori o comunque hanno dei ruoli di responsabilità sul territorio. Adesso come la vede? Perché poi alla fine si possono fare le analisi di che cosa non è andato, ma poi c'è qualche cosa forse da ricostruire o da costruire. Anche perché aggiungerei alla riflessione anche questo tema, poi le lasciamo la parola, c'è anche da guardare i nomi che sono stati eletti in consiglio comunale per la Lega. Ad esempio, Fratelli d'Italia ha riconfermato in toto i 4 consiglieri uscenti, mentre per quanto riguarda la Lega c'è stato un ricambio con il solo Matteo Zoccarato, riconteggi alla mano, che è riuscito a riguadagnarsi il posto nell'assemblea cittadina. Ma guardi, anche questo è un segnale che è molto chiaro di quello che è accaduto dentro la Lega. Io ritengo che uno degli errori, se non l'errore principale, dell'onorevole Morrone sia stato quello di non pacificare il partito dopo le elezioni regionali. Cosa è successo nelle regionali del 2020? Con l'elezione di Matteo Morvecchi?
Matteo Montevecchi ha doppiato il candidato di Morrone su Rimini, e, rappresentando e introducendo nella Lega, facendo avvicinare tutta una serie di mondi che finora erano rimasti lontani dalla Lega, perché la gestione della Lega fatta dall'onorevole Morrone, dall'onorevole Raffaelli, è stata la gestione di un partito settario, dove non si tendeva ad aprire il partito alla città, alle forze organizzate, ai mondi organizzati della città, ma si intendeva a tenere praticamente il partito chiuso. L'elezione di Montevecchi è stata da questo punto di vista, ha scardinato questo meccanismo. Io da sempre ho spiegato all'onorevole Morrone che la prima cosa che doveva fare dopo le regionali era quella di pacificare il partito, e questo non è stato fatto, anzi è stato fatto l'esatto contrario, venendo l'elezione dei consiglieri comunali che voi citavate. Che cosa è successo? È successo che a un certo punto, quando, perché io, mettiamola così, il 13 di maggio a un certo punto do la mia disponibilità, facendo un post su Facebook alla candidatura, senza nulla dire al segretario del mio partito, perché faccio una cosa di questo tipo? Spiegazione molto chiara. Io avevo nella giornata del 4 marzo chiesto un incontro all'onorevole Morrone nel mio ufficio con due testimoni, dove, siccome sino a quel momento avevano collaborato alla ricerca di una candidatura civica, gli spiegai che dal mio punto di vista, per una questione strutturale, la candidatura civica non era più producibile a Rimini, e non esisteva, e partendo e facendo una candidatura, anche costruendo una candidatura davvero, non vi erano più i tempi tecnici. E quindi gli chiesi cosa pensava della mia candidatura a sindaco, visto che comunque in quei giorni sulla stampa il mio nome era tra i più ricorrenti. E questo aveva generato, chiaramente, essendo riportata spesso la notizia sulla stampa, aveva generato un movimento trasversale. Più persone si erano interessate alla mia candidatura e più persone mi spronavano a candidare. Io gli chiesi: che cosa tu pensi di questa candidatura? Ti crea un problema nel partito? Lui, la sua risposta fu molto semplice. Da un certo punto di vista, per una parte onesta, per l'altra parte no. Disse: guarda, io penso che la candidatura civica sia più idonea in una realtà come Rimini, vado avanti io su quell'ipotesi, però tu comunque portala avanti la tua candidatura, che nel caso in cui si dovesse passare a una candidatura politica, la tua è tra le più credibili. Io presi queste parole per buone e andai avanti, ovviamente, perché se uno avesse detto: no, guarda, mi crea un problema dentro il partito, io la mia candidatura l'avrei tolta di mezzo subito. E così svegliamo anche come andò quel passaggio, ecco, e quella decisione. Ecco, come è andata la situazione, certo. Questo è il passaggio cruciale. Una settimana dopo, l'onorevole Morrone e l'onorevole Raffaelli iniziano a convocare delle riunioni carbonare dentro la Lega, con il gruppo consigliare più 3-4 altri personaggi, dove l'idea era quella di fregare Montevecchi, cioè in realtà il verbo era un po' più volgare, ma lasciamo perdere, no, però l'idea era quella di dire: facciamo candidare Montevecchi, così lui è costretto a prendere le preferenze, non fa eleggere nessun consigliere comunale vicino praticamente alla sua persona, perché l'idea era, c'era il terrore di perdere il controllo del gruppo consigliare, cioè questo era il clima della Lega, cioè non si ragionava in una logica di unire il partito, di stimolare tutte le capacità e tutte le professionalità all'interno del partito, ma c'era una logica meramente correntizia, e quindi è così è stata tutta la partita. A un certo punto, io, vedendo che questa cosa era devastante, che ci avrebbe portato al disastro, in totale autonomia decisi di dare una mia disponibilità per evitare al centrodestra di andare a sbattere contro un muro, cosa che puntualmente invece è accaduta. E da adesso, cioè, in avanti come si ricostruisce? Si ricostruisce, allora, cioè lei Ramaglioli modo, si sente ancora sì. Dentro la Lega? No, io ho dichiarato che io avevo lasciato, anche qui chiariamo un concetto che è fondamentale, io ho lasciato la politica attiva nel 2016, quando non mi ricandidai in consiglio comunale. Mi chiese l'onorevole Morrone di dargli la mano nel settembre dello scorso anno, lo feci,
Poi gli eventi hanno portato al fatto che non si trovava un candidato nel centrodestra, si andava verso un politico e diciamo la mia veniva considerata la candidatura più completa. Questo è per quello che poi sono arrivato, come dite voi, al photo finish. Detto questo, se ne esce solo con in un modo, cioè con le dimissioni dell'attuale segreteria regionale della Lega e quindi quella provinciale, perché oggi la metastasi politica del centrodestra riminese è proprio la segreteria regionale della Lega, che ha soffocato qualsiasi tipo di discussione, di dibattito all'interno della coalizione. Questo grazie al fatto che comunque storicamente il voto delle europee aveva portato la Lega Rimini al 34%, quello delle regionali al 31,6%, e quindi di conseguenza gli altri partiti non toccavano il 10, quindi di conseguenza la palla e le carte le dava il segretario della Lega. Cioè, quindi è stata tutta una campagna elettorale, tutta una discussione, tutta una trattativa sulla candidatura sindaca incentrata e gestita dal segretario della Lega, che quindi è stato lui l'unico responsabile di questo disastro, perché noi siamo davanti a un disastro incredibile per il centrodestra. Non dimentichiamoci che venivamo da un risultato delle regionali dove Lucia Borgonzoni sulla circoscrizione riminese aveva preso il 45%. No, ma Alessandro, ricordiamo bene anche tante conferenze quindi, stampe fatte prima durante l'estate, in cui si parlava di una Rimini che era possibile contendere, visto i risultati. Ma non solo contendibile. Allora guardi, Morrone ha fatto quattro io gli imputo quattro grandi errori. Il primo è quello di non aver pacificato il partito e di aver utilizzato solo una logica correntistica, ma me ne cito una. Il giorno dopo in cui esce il nome di Ceccarelli, il 9 agosto, che come dite voi ha vinto il photo finish, io vi posso fare una confidenza, io 3-4 giorni prima mi era stato stragarantito che fossi io il candidato sindaco. Quindi cioè, è stata una cosa anche per me, devo dire, e per tutta una serie di persone all'interno della Lega, assolutamente imprevista questa cosa. Garantito da qualcuno di credibile, immaginiamo, sappiamo che i nomi non si fanno, ma non si fanno i nomi, quindi se dico garantito, cioè garantito, avevo una alta certezza che ero io il candidato sindaco. Okay. Mi fermo qui. Quindi queste cose poi non ha senso neanche andare avanti, ecco. Però diciamo, ma poi c'era anche la logica, cioè, vi faccio un esempio, ci fu un sondaggio fatto dall'onorevole Bignami 3-4 giorni, che era il 5 o il 6 di agosto, adesso non ricordo il giorno esatto, dove chiese ai suoi consiglieri comunali, all'ex segretario provinciale, chi preferivano tra Ceccarelli e Ravaglioli. Cioè è stato un plebiscito della mia persona. Ma detto questo, che non è questo il punto, cioè nel momento in cui esce Ceccarelli, contro tutti, contro tutto, cioè non dimentichiamoci la dichiarazione dell'onorevole Barboni, che fino a 3 giorni prima sulla stampa dichiarò testualmente: gli ho spiegato, Morrone, per l'ennesima volta che Ceccarelli non è il candidato adatto. Cioè, quindi esce contro di... Allora, la prima cosa che io avrei fatto se fossi stato in Morrone, dopo aver fatto una forzatura di questo tipo, è chiamare il sottoscritto e dirgli: guarda, è andata così, però cercare di ricucire. No, 3-4 giorni dopo mi trovo la Raffaelli che mi attacca violentemente sulla stampa, definendomi un usato amministrativo scaduto. Cioè io fino a quel momento avevo rappresentato non Ravaglioli, basta, rappresentavo in quei mesi, avevo rappresentato una serie di mondi, di persone che si erano spese in maniera pesante sulla mia candidatura. Quindi cioè un po' no, come dire, è molto chiaro, Alessandro, la ricerca della vittoria di Pirro. Ecco, allora sì, sì. Abbiamo gli ultimi 30 secondi perché poi abbiamo altre interviste che ci aspettano nella mattinata, non so se vuole aggiungere qualche aspetto. Ma sì, ma poi c'è stata la questione dell'alleanza con Paesani, che è stata un'alleanza che ha assolutamente disorientato tutto l'elettorato moderato. Io non a caso a Lucio avevo detto: vai da solo al primo turno, c'erano delle motivazioni. Quell'alleanza lì, la scelta di Ceccarelli, cioè di un candidato poco credibile, che non conosceva minimamente i problemi di Rimini, cioè ha determinato un crollo del 7-8% tra Lega e Forza Italia, perché non si spiega differentemente il 2% di Forza Italia e il 13% della Lega. E è un'esplosione della lista Jamil, che è andata
da un 12-13% che veniva stimata, cioè come tipo patto civico. Lei dice può aver intercettato un elettorato, sì, più moderato. Ma si è spostato un 7-8% e qui l'unico responsabile ha un nome e cognome, è l'onorevole Jacopo Morrone, quindi che dovrebbe trarre conclusioni da questa cosa. Cioè, in un partito normale, in politica, davanti a un disastro elettorale di questo tipo, cioè almeno uno dovrebbe fare finta di dare le dimissioni. Cosa che non mi sembra che abbia fatto, anche perché non credo che Salvini la respinga. Ecco. Alessandro, telegrafico, il futuro invece di Alessandro Ravaglioli in politica quale sarà? Con una domanda, ma ieri sera Alessandro Ravaglioli è andato alla cena col ministro Garavaglia, visto che l'onorevole Raffaele ci aveva detto noi come Lega ripartiamo da lì, ripartiamo anche da questo incontro. Immagino la risposta. Noi chiediamo. Alessandro. Non ci può essere nessuna ripartenza seria del centrodestra riminese con a capo l'attuale dirigenza della Lega. Concludo con una cosa, guardi, cioè, sfatiamo una mistificazione: non basta essere eletto alla Camera o soprattutto nel listino bloccato per avere la patente di dirigente politico. Cioè, qui il problema è il seguente: è che il partito della Lega, che fino ad oggi è stato il primo partito della città, è in mano a persone che non hanno le capacità di fare politica, non sanno leggere le dinamiche territoriali, cioè non hanno dimostrato di non essere in grado di fare dirigenti politici.